Dunque siamo a Milano, che di giorno è l'emblema della produttività. Di notte invece si trasforma nel simbolo dell'edonismo più sfrenato, a base di festini, a base di coca, alcol, prostituzione. E l'episodio che vi raccontiamo questa sera in realtà svelerà proprio i lati più oscuri, meno conosciuti, della cosiddetta Milano da bere. Perché è proprio a Milano che si ritrovano aspiranti modelle e modelli da tutto il mondo, come vi dicevo, che in nome della fama, della voglia di arrivare, si lasciano trasformare in veri e propri oggetti sessuali, in individui usa e getta. È proprio in questo ambiente che vi raccontiamo la storia di questa sera, un ambiente in cui in realtà sono pochissimi quelli che riescono ad arrivare, tutti gli altri finiscono in una sorta di tunnel senza fine, fatto appunto di droga, alcol, prostituzione, naturalmente tutto in una cornice estremamente affascinante perché parliamo di ville lussuose, locali alla moda, macchine di grossa cilindrata. Ebbene, proprio in questo ambiente che nella notte tra il 25 e il 26 giugno 1984 accade qualcosa, qualcosa il cui epilogo non verrà dimenticato molto facilmente. All'alba del 26 giugno 1984 una ragazza terrorizzata sale di corsa alcune rampe di scale. Suona al campanello di Carlo Cabassi, un suo amico, riferendo che è stato commesso un omicidio. Francesco is dead! Francesco is dead, come on! Scendono al pian terreno ed entrano nell'appartamento del loro amico comune, Francesco D'Alessio. L'uomo giace a terra, senza vita. Vado a cercare un'ambulanza. Dopo essersi preoccupato di rimuovere le tracce di cocaina presenti in casa, Cabassi decide di chiamare i soccorsi. Andiamo, forza! Francesco D'Alessio faceva una vita molto a glamour, frequentava un ambiente bellissimo. Mi ricordo che nell'83 mi trovai a Londra con lui e nel locale Trump lui era al tavolo insieme con Catherine Deneuve e Marie Luttolo. Era stato con Mia Farrow, quindi uno che piaceva molto alle donne, però era una persona buona, schietta, molto generosa. Si sposò diciamo in età matura con Cheryl Stevens, dalla quale ebbe due bellissime bambine. E purtroppo D'Alessio entrò in crisi con la moglie in quanto lei venne sospettata di avere una relazione con Gazebo, che fu un cantante di successo dell'epoca, la Meteora, famoso per aver cantato Lunatic. E contemporaneamente in questa situazione lui purtroppo si trasferì a Milano a casa di Carlo Cabassi, che era un famoso finanziere, uno dei più grossi immobiliaristi di Milano. Di lì cambiò un po' la sua vita, entrò in un ambiente pericoloso, difficile, in cui si faceva uso di stupefacenti e in cui c'era un giro di donne che provenivano da queste agenzie di fotomodelle, e da qui nasce tutta la vicenda in cui arriva la presenza di Terry Broom, sorella della più famosa Donna Broom, che invece era una modella che ha avuto un certo successo. Cos'erano gli anni 80? Gli anni 80 sono stati gli anni in cui le donne hanno per un attimo desiderato di essere ancora degli oggetti carini, frivoli, simpatici. Io credo che Terry Broom sia una vittima di quegli anni e credo che anche Francesco D'Alessio sia una vittima di quegli anni. A vederlo sembrava un giovinotto, nemmeno troppo brillante, della sua epoca, un giovinotto cortese, bennato, forse viziato. Si pensava sin dall'inizio, dico, che ci fosse una matrice di carattere femminile. Sicuramente si pensava ad un omicidio a sfondo passionale o comunque su uno sfondo sessuale, anche perché in realtà la vita di questi personaggi in allora era una vita abbastanza burrascosa sul piano sentimentale, era una vita oltremodo disordinata,
e sapendo che il soggetto gravitava in un mondo di questa, siffatta maniera, era chiaro che gli investigatori puntassero già nel cosiddetto cherchez la femme, cercate la donna, perché sicuramente è una matrice femminile.